Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Intro un po' diversa per questo argomento che lo ha molto a cuore. Come vedete, quello è il Cervino. Io ho l'alloggio molto più in là, là dietro. Non so bene che altezza sia, ma 2,7, 2,8 dovrei essere. Di cosa andremo a parlare in questo video? Andremo a parlare di miele prodotto da alcuni ragazzi del mio paese e penso che sia l'intro perfetta perché si parla di natura, visto che loro lo fanno totalmente in modo naturale per passione e per fare del bene all'ambiente. Vi lascio la vista del Cervino dalla parte svizzera, di là c'è l'Italia e niente, godetevi il video e buone vacanze. Beh, raccontami un po' il progetto, perché il miele, che me l'hai già detto prima, e perché anche l'erba alta, visto che me l'hai raccontato prima, allora può essere una cosa curiosa. L'erba alta, sì, no, in realtà è lasciato un po' così, perché per della naturalezza. Okay. Ci sta. Dai, adesso provo a mettere in fila. Dai, vado così. Parlami un po', vai. Allora, io sono Giona e vengo da Pio di Cento, che è un piccolo paese della provincia di Bologna, e qua abbiamo le nostre, perché con me c'è un altro ragazzo, e i nostri apiari, che sono 7, ce ne sono 6 su questa specie di panchina, e poi ce n'è uno che è ancora non nella sua locazione, diciamo, precisa, perché è stato uno sciame che abbiamo recuperato, che era sfuggito probabilmente a qualche altro apicoltore nella fase della sciamatura, e l'abbiamo recuperato, quindi ancora qua nella fase un po' incerta, ma già adesso lo sistemeremo. Niente, queste sono degli alveari che abbiamo preso quest'anno. E perché ci siamo lanciati, abbiamo sempre pensato che fare qualcosa per mettersi in prima linea per l'ambiente è sempre una bella cosa, e farlo con le api ha un valore aggiunto, sia perché appunto stanno diminuendo sempre di più per lo stile di vita che fa l'uomo, per i pesticidi, per le stagioni che sono un po' ballerine, e sia perché comunque producono miele, e il miele di qualità lo si percepisce subito, e volevamo puntare a quello, quindi siamo all'inizio, però danno delle grandi soddisfazioni. Adesso, per esempio, un piccolo dettaglio è che siamo verso sera, sono tutte fuori perché stanno ventilando, è stata una giornata molto calda, e quindi le api si mettono davanti alla porta d'ingresso a sbattere le ali per fare un po' di aria all'interno, perché dentro è molto caldo ancora dalla giornata, e quindi così. E il nome Arnia? Arnia senza grondali, perché scoprendo un po' il luogo dove ci troviamo, che è poi casa mia, abbiamo guardato nelle vecchie mappe e questo podere si chiamava Ca senza grondali, cioè la casa senza grondaie. Evidentemente in passato c'era stata questa casa senza grondaie. Il podere è diventato Ca senza grondaie. Allora abbiamo detto, bene, la chiamiamo Arnia, che Arnia sono il nome tecnico delle casette, certo, senza grondali. E da lì è partito. Da lì è partito un po'. Sì, quindi volevamo dare una nota di radice, insomma, proprio caratteristica del luogo in cui veniva fatto. Ci sta. Ma con queste 7 casette, tralasciando quella lì che è un'acquisita, sì, quanto miele si può produrre senza, non lo so, magari ci sono delle tecniche che spingono di più la produzione, non lo so perché non me ne intendo. Così, lasciandola naturale, quindi con l'erba, con quello che riescono a trovare, quanto possono volare le api, allora, per cercare... Sì. Il miele, no, come, cos'è? Il polline, esatto. Allora, le api hanno questa grande capacità di orientamento, e loro tornano sempre dove sentono il profumo della regina. Ogni arnia ha una regina all'interno, che è l'unica che depone le uova, le larve, e le api possono volare fino a 3 km di distanza per prendere il loro polline e portarlo alla base, diciamo. Certo. E,
Quindi diciamo che negli ultimi anni la produzione di miele è sempre andata a ribasso, come per i motivi che spiegavo prima. E per il freddo, per le gelate, per i pesticidi. Per i pesticidi, per le stagioni sempre molto ballerine, per la varroa, che è questo, diciamo, acaro che sta dando molti problemi in apicoltura. Okay. Quindi ci vogliono dei trattamenti specifici, poi è resistente, quindi ci sono un po' di problematiche. E, però diciamo che noi per esempio quest'anno, prime armi, prima volta, abbiamo fatto 25 kg di tiglio. Certo. E adesso ne stiamo sbirando probabilmente 30 di mille fiori. Ok. Il tiglio perché? Perché è stato fatto nel momento in cui c'era la fioritura del tiglio, quindi tu sai che il miele fatto in quel periodo lì, certo, le prime settimane di giugno, è miele di tiglio. È sicuramente quello. Dopo, qui abbiamo una zona dove non ci sono particolari fioriture specifiche, e quindi adesso abbiamo fatto il mille fiori, cioè tutto quello che loro hanno raccolto in giro. Certo. Se invece ci fosse un bel campo di girasoli qua davanti, bello. Come c'è per andare a Bologna, esatto, che hanno messo delle casette. Io ci passo in bici perché faccio Pieve San Luca, San Luca, sì, torna in giro indietro. E quando le ho viste ha detto... E lì fanno sicuramente il miele di girasoli. Bellissimo, bellissimo, esatto. Sì. No, veramente, veramente figo. E avete curato dalle api, dalle arnie, sì, al prodotto finito, al logo, a tutto. Sì, c'è e l'idea qual è? L'idea è fare piccola produzione per voi, per amici, per persone un po' forse come me che si emozionano, o magari fare qualcosa di piccolo e venderlo a piccoli negozietti dedicati. Allora, adesso noi siamo partiti appunto con l'intento di imparare. Bello. E di fare qualcosa di utile per il territorio in cui viviamo, che ci teniamo molto, capiamo che è un territorio che va sostenuto, e quindi se ognuno nel proprio piccolo riesce a fare qualcosa, secondo me riusciamo ad andare in una direzione giusta. Poi questo non significa che ci si possa limitare solo a questo. Certo. Vediamo, nel senso che è tutto in fase di costruzione. Certo. Lo viviamo un po' come un viaggio senza, sì, una particolare meta. Certo. Camminiamo, poi dopo vediamo cosa succede. Un progetto naturale, sì, insomma. Naturale, sì, ecco, proprio, sì, ci sta. La parola giusta. Ci sta, ci sta. E bello. Adesso dopo magari mi fai vedere il miele. Sì, volentieri. E volentieri. Così me lo racconti di nuovo. Esatto. E sì, poi tra un po', sì, tutte, e poi dopo domani aspetta sicuramente una giornata. Adesso che c'è il bel tempo ancora continuano a raccogliere. Adesso loro non hanno più mielari sopra, che sono delle altre cassettine, le, sì, di solito le classiche torrette che si vedono, è perché si mettono sopra dei mielari dove dentro ci sono dei piccoli telai che sono la metà di quelli che ci sono dentro, sì, e sono quelli in cui loro fanno il miele che l'apicoltore toglie per, okay, sé. Il miele che c'è lì dentro è il miele che a loro serve, sì, per superare l'inverno. Ah, ok. Il miele è anche il loro nutrimento. Ok. Quindi se noi andiamo a togliergli anche il miele che hanno dentro, la famiglia non arriva alla prossima primavera. Certo, dopo bisogna dargliene. Esatto, bisogna. E gliene si dà con acqua e zucchero, acqua e zucchero. Oppure ci sono delle particolari, diciamo, sostanze che li aiutano, ma non sono come il miele. Certo. Chiaramente se loro hanno il loro miele è molto più facile che arrivino alla primavera successiva. Certo. La loro tendenza è quella di occupare tutto lo spazio che hanno a disposizione, quindi per esempio lo riempiono tutto di miele. Lo riempiono tutto di miele, anche lo spazio proprio della casetta di per sé. E loro quando entrano come famiglia nuova, la casetta è legno, cominciano a cospargerla di propoli. Okay. Cominciano a incollare tutti i coperchi, infatti il coperchio per aprirlo bisogna avere una leva perché loro, certo, incollano, loro devono renderla più accogliente possibile, e poi tutto quello che trovano di spazio lo costruiscono, certo, i loro le piccole cellette, certo, quindi tu gli metti dei telai da costruire e loro te li costruiscono. Proprio per quel concetto lì nasce il miele che abbiamo sulla tavola, certo, uno gli mette più spazio sopra e loro costruiscono, loro sopra e costruiscono. Ah, e ok. Ok, dopo ok. Lo togli, chiaramente è un'iperproduzione. Sì, però l'importante perché è loro hanno dello spazio, sì, e dicono lo riempiamo per l'inverno. Esatto. Ma oddio, mi viene da chiedere, non è che mettendone magari troppo ne producono talmente tanto che poi se glielo si va a togliere magari quando si è in questa fase, sì, cioè che non ne ha sopra, sotto sono talmente tante che poi lo finiscono in fretta quello che c'è sotto?
Allora, la problematica che tocchi l'abbiamo vissuta ieri, per esempio, quando abbiamo tolto i mielari, c'è il rischio del saccheggio. Che cosa vuol dire? Che una famiglia numerosa, molto numerosa, vede che le scorte stanno calando perché tu gliele togli, quindi devi farlo con criterio. Certo. Cioè, tu non è che togli, hai due mielari pieni, glieli togli tutti d'un colpo, devi fare una cosa graduale. Certo. Perché sennò loro, come dici tu, si trovano spaesate. Cosa può succedere? Che la famiglia più numerosa, quella più grossa, vada a saccheggiare le riserve delle altre. Quindi in massa entrano e prelevano tutto il miele e se lo portano da loro. Questa, cavolo. Questa è una. Infatti bisogna stare molto attenti, perché se succede, c'è probabilità che succeda, e la famiglia che viene saccheggiata rischia. Certo, rischi di perdere una casetta in più, perché un'altra è sovraffollata e gli serve più mangiare. Quindi bisogna avere comunque un po' di occhio, vedere se loro ne hanno abbastanza sotto. Sì. Se no gliene lasci sopra, esatto, un pochino, poi piano piano lo togli gradualmente, fino a che comunque loro se non si sistemano. Certo. E praticamente allora il miele è il polline che loro raccolgono e nient'altro. Quando viene smielato non si aggiunge nient'altro. Assolutamente è così no. Per tutti? È così per chi lo fa per passione? O ci sono dei trucchi come in gelateria per dolcificare o meno? Ecco, il miele è uno dei, secondo me, pochissimi prodotti in cui sull'etichetta ci dovrebbe essere scritto solo miele, perché il miele è il prodotto della lavorazione delle api. E che è zucchero invertito. Esatto, ecco, che lo possiamo fare anche in gelateria. Se sei tecnico. Sì, lo possiamo fare in gelateria facendo delle cotture diverse, esce. Loro lo fanno naturalmente, gli danno il loro sapore. Quello è per quello che si usa il miele, infatti. Nella crema pasticcera, per fare la crema bolognese, io ci metto del miele, ecco. Perché comunque in cottura rilascia i suoi aromi, i suoi sapori e dà quel di più al gelato. Quindi sono tutte piccole cose, invece che usare uno zucchero invertito che lo puoi creare te o lo compri, sì, che è anonimo. Quindi no, ci è sta. La cosa interessante è che il miele l'uomo non lo può produrre. No. Lo possono produrre solo le api. Esatto. E questa è la caratteristica in più di questo. E senza prodotto, le api poi non fiorisce, non c'è nulla. Non c'è nulla. Perché si stima che il 70% dei prodotti che arrivano sulla tavola, che arrivano dalla verdura, frutta e così, derivi dalle api. Se non ci sono, se non ci fossero le api, non ci sarebbero un 70% dei prodotti dell'orto. Certo. E di tutto quello che... perché l'impollinazione è tutto. Certo. Bello, adesso andiamo a vedere magari. Sì. Beh, a parte questo che è il nostro miele di Tiglio, invasettato ormai 2 settimane fa, ma oggi abbiamo smielato il miele fiori e l'abbiamo fatto dentro questo smielatore che si fa a mano. E cosa succede? Che vengono inseriti i telai qua dentro. Quelli che erano sopra. Quelli che erano sopra le armi. Esatto, vengono inseriti qua dentro. E senti quello che proprio... Madonna. Una roba, è incredibile. Madonna. Da qui si gira e per la forza centrifuga lo viene buttato fuori. E dopo i telaini, cosa? I telaini dopo sono vuoti e chiaramente quelli lì vengono riutilizzati l'anno dopo per le api, li vengono messi dentro, okay. Loro li ricostruiscono perché sono un po' adesso, gli abbiamo tolto la cera che li ricopriva. Ah, è vero che ti avevo chiesto se avevi della cera d'api, esatto, che ci volevo fare un, esatto, gusto gelato. Esatto, adesso ne abbiamo preso un po', okay. Non so se basta e poi soprattutto bisognerebbe separarla dal miele, insomma sono un po' di procedimenti, vediamo se riesce a venire fuori. Ok, sì, che mi ha intrippato quella cosa lì. Esatto, e poi dopo faccio un filtro. Sì. Il miele cola, deve stare 2 settimane qua dentro perché ci mette un tempo a colare, certo, dalle pareti e poi deve, l'ossigeno deve venire fuori perché centrifugandosi dentro vengono ci sono le bollicine. Quindi viene su e a quel punto da qui viene si fuori, tira fuori. Miele, sì, che ho visto alcuni video, esatto, che hanno fatto venire la bava. No. E quindi questa è la smilatura molto, diciamo, casereccia, nel senso che lo smilatore è manuale, però per le quantità che abbiamo... Per il progetto naturale, esatto, dove sono e tutto il resto è... Sì. Poi, ripeto, siamo... Deve essere così, secondo me. Siamo nuovi nel settore, quindi dobbiamo imparare ancora tante cose, però... Ma... Finché non si sperimenta... Non si sperimenta e se si tratta bene sicuramente le api, sì, dove le si mette tutto il resto. L'obiettivo è anche perché
cioè, siamo stati lì vicino, tutti hanno paura delle api. No. Secondo me se aprivi a casetta non penso che comunque api... ti saltassero addosso. No, le api, anche perché hanno una vita sola, se ti pongono muoiono. Quindi poi, ci guardano bene. Poi in teoria sentono l'odore, secondo me, quindi... riconoscono l'apicoltore, sì, o anche la calma, e quindi sono, esatto, tranquillo, sanno che non vai lì per uccidere e vai lì per controllare o per fare comunque il tuo lavoro. L'apicoltore esperto va con una piccola visiera, ma certo, perché ormai conosce. Sì. L'importante è non avere tipo profumi, deodoranti oppure le tute lavate con dei detersivi, perché loro chiaramente se si orientano a 3 km di distanza solo un odore le fa andare fuori di testa, ci agitano molto di più. E la vita di, non dico un'ape, ma di un'arnia quanto può essere? Va in base alla regina, okay, cioè si cambia la regina, non si cambiano le api, okay. La regina può vivere 3-4 anni se è in buona salute, e poi dopo si cambia. Anche lì per il cambio della regina capisci che è un casino, rischi... un procedimento delicato, sì, ma rischi di perdere lo sciame, anche come è successo, rischi anche di perdere lo sciame, è molto c'è un 50% di possibilità adesso, certo, lo ripeto, non sono l'esperto in materia, ma abbiamo visto che cambiando la regina insomma bisogna stare attenti. Infatti si mette dentro gradualmente in una gabbietta. Ah, quindi la si prende. Tu la puoi fare a te, ma noi non siamo ancora in grado di produrre, certo, delle regine. La si va a prendere, noi in questo caso l'abbiamo fatto così perché ne avevamo persa una, okay, probabilmente è morta o si è persa, certo, e te la danno in una gabbiettina con dentro altre due api, perché lei non si nutre da sola, lei non è capace di mangiare. Ah, ok, quindi gli fanno il miele, esatto, che le diano da mangiare, okay, si mette dentro, e questa gabbietta è chiusa da dello zucchero, da una pasta di zucchero, sì, che tappa le, okay, due porticine, quindi loro sono dentro queste tre, sì, api, la regina, le due, viene inserita nell'aria, e cosa succede? Che nel tempo in cui mangiano lo zucchero, sia da fuori tutte le api e loro tre da dentro, i profumi si scambiano, si mischiano. Quindi si adattano all'odore della regina e la riconoscono. Quando lei è fuori si riconoscono. Ok. È tutta una tecnica di profumo. È incredibile, però, perché se tu mettessi una regina che loro non conoscono dentro, però dicono, ma la cacciano fuori, giusto? La cacciano fuori, perché oppure ne producono una loro, ah, cavolo, autonomamente, e poi queste due si battagliano, solo che è un grande stress per l'alveare, certo, certo, l'alveare. Quindi rischi che poi la famiglia se ne vada, rischi che una metà segua una regina, una metà rimanga dentro, insomma è delicato, però è molto interessante veramente. Veramente, veramente, sì. Adesso poi vediamo. Ah, non vedo l'ora di usarlo nel gelato. Farai sapere. Sì, ci sentiamo per quale gusto, che a me ne vengono in mente, esatto, uno, due, tre, dieci ogni secondo, ogni minuto, poi non riesco a farli tutti perché sono da solo, però no, dai, bella, bella spiegazione, così sicuramente chi vede il video vede la naturalezza. È semplice, ma non tanto, cioè, sono molte cose da guardare, come sono le cose naturali, sì, si le piccolezze, sì, fanno la differenza, come nel gelato, nel pane, perché mio padre faceva pane, sì, e qua lavori proprio con la natura, quindi sì, sei in primo piano, veramente, sì, veramente figo, va bene.